qui con noi per parlare dei colori delle emozioni. Come la creatività sia strumento e risorsa per esprimere se stessi. Il tema affrontato oggi è quello della relazione tra arte ed emozioni e quindi di come la creatività favorisca l'integrazione delle diverse parti di sé e del rispetto per gli altri. Ne parleremo con Marcella Vanzo, artista, fondatrice del The Momentary Now Performance School, che ci spiegherai che cos'è, Marcella, e del progetto partecipato Scuola Pubblica, attivo nelle scuole pubbliche materne e primarie durante il lockdown. Con Elisa Massoni, docente di Design System alla NABA di Milano, coordinatrice di workshop e interventi didattici per l'attivazione degli strumenti creativi e progettuali nelle scuole, nelle aziende e in università, e con Paola Somaini, psicoanalista italiana, però della British Psychoanalytic Society, autrice del libro Carolina e l'occhio dell'elefante. Vorrei iniziare con Marcella, con questa considerazione. Bell Hooks, un'insegnante militante e attivista americana, nel suo bellissimo libro Insegnare a trasgredire, l'educazione come pratica della libertà, appena uscito in Italia per Meltemi Edizioni, ha scritto che l'insegnamento è un atto performativo. È l'aspetto del lavoro dell'insegnante che dà spazio al cambiamento, all'invenzione e può fungere da catalizzatore per far emergere gli elementi unici di ogni classe. Quindi vorrei chiedere a Marcella, in che modo secondo te l'arte può aiutare i giovani ad esprimere se stessi e ad aiutarli nel loro percorso di crescita e formazione? Quali competenze aggiunge all'apprendimento? Allora, buonasera a tutti e grazie dell'invito a Matilde. Mi fa molto piacere essere qua con voi stasera e collaborare con Mercurio, perché abbiamo già fatto dei bei progetti insieme con bambini nelle scuole della, chiamiamo, la periferia milanese, e abbiamo delle idee per altre cose insieme. Secondo me l'arte a scuola, soprattutto parlando della scuola pubblica italiana, serve. L'arte fatta dagli artisti, diciamo, serve perché è un modello di ricerca, è un modello di fare per capire, che si può applicare più o meno a qualsiasi disciplina, la storia, la geografia, la matematica, l'italiano, e soprattutto è un percorso mentale che serve a capire come fare le cose e serve a anche a mostrare agli insegnanti come usarla l'arte, nel senso a usarla come percorso di ricerca piuttosto che come idea dei lavoretti da fare a fine anno, che sono un po', diciamo, riduttivi rispetto a quello che è possibile fare in classe, perché è proprio la pratica artistica che rende stimolante un po' qualsiasi soggetto e anche la relazione con i bambini. Iniziamo a capire chi abbiamo davanti, iniziamo a lavorare con loro. Io ho lavorato con bambini delle elementari durante la quarantena e anche della materna, e poi ho lavorato con adulti per portare avanti la scuola di performance di cui parlava Matilde, perché l'abbiamo iniziata dal vivo fino da ottobre fino a febbraio, e poi il resto del lavoro praticamente è stato fatto via computer, e adesso sono un po' nella stessa condizione perché ho iniziato a insegnare all'Accademia di Bergamo, sempre tecniche performative, e sto andando, ho fatto due lezioni dal vivo, spero di farne sempre di più, perché quello che poi si fa a distanza può essere il risultato di un discorso dal vivo, se si ha una classe che si porta avanti, mentre il discorso, diciamo, di didattica attraverso lo schermo è qualcosa di lievemente diverso. A scuola l'arte penso che possa davvero
migliorare le tecniche di apprendimento un po' in qualsiasi campo, una volta che si capisce come usarla per stimolare la curiosità e per rendere i percorsi magari un po' più, in un certo senso, interattivi per i bambini, interattivi nel senso che loro possono usare il corpo, le emozioni, e proprio il fatto di produrre delle cose disegnando, scrivendo, facendo delle storie, delle sculture, insomma con una certa quantità di bricolage, quando qualsiasi nozione passa dal loro corpo diventa loro, non resta sul libro e quindi si attiva un percorso di conoscenza che è più immediato. Grazie Marcella. Vorrei che ci raccontassi anche un po' dei tuoi progetti, come ti è venuta l'idea di scuola pubblica, con che finalità l'hai ideato e l'hai proposto? Una situazione estremamente pratica, nel senso che mio figlio era in terza elementare alla scuola pubblica qui a Milano e dovevo fare un laboratorio di arte dal vivo nella loro classe. Poi durante la quarantena lui fa parte di quel gruppo di bambini che non ha visto più le maestre da febbraio, quindi sono stati lasciati completamente a loro stessi, ricevendo dei PDF da riempire, vari tipi di compiti durante la settimana e lasciando noi genitori a farglieli fare. E quindi quello che ho fatto è stato proporre di fare un laboratorio di arte che dovevo. Quello che è successo è che loro erano, da un lato, entusiasti di fare il laboratorio perché si sono divertiti, era un laboratorio sulla evoluzione, quello che ho fatto per loro, il primo di una serie, si chiama Eravamo altre specie, sull'albero dell'evoluzione, vari tipi di animali e poi qual è il tuo animale preferito, insomma c'era molto gioco tra bambini e animali. E quello che è successo è che mio figlio ha iniziato a tirarmi per la manica e mi ha detto: mamma, ma quando facciamo il prossimo laboratorio? Perché quello di cui avevano più bisogno i bambini in quel momento era la loro classe, la loro comunità con cui passano 8 ore al giorno, e all'improvviso si erano trovati avulsi da quella, chiusa in casa e basta. Quindi ho iniziato a proporre alla mia classe nuovi laboratori e erano tutti, ovviamente, cioè erano entusiasti e volevano farli. Dopodiché altre terze mi hanno chiamato nella scuola e quindi si è allargato. Dopodiché mi hanno chiamato altre persone, amiche o conoscenti, chiedendomi di farlo anche per i loro figli. Quindi si è allargato un po' da solo, diciamo. Io ho fatto una quarantina di laboratori durante il lockdown e mi hanno chiamato poi anche delle scuole materne perché i bambini hanno fratelli, per cui ho semplificato certi tipi di laboratori e altri, e poi ne ho inventati di successivi perché avevo sempre la classe di mio figlio che faceva da cavia, per cui gli davo delle idee, loro mi davano un po' di feedback e abbiamo fatto 2 o 3 laboratori diversi. Dopodiché è subentrato anche Hangar Bicocca perché Giovanna Madasi, che è la responsabile della cultura di Hangar, mi ha proposto di farlo come laboratori di Hangar il fine settimana, per cui per 2 mesi ho fatto i laboratori per loro ed è stata una sfida interessante perché non lavoravo con un gruppo classe, quindi un gruppo di bambini che si conoscessero, ma con i partecipanti che potevano iscriversi liberamente al laboratorio e quindi si andava, invece di avere un'età sola e un gruppo che si conoscesse, avevo dei bambini che andavano magari dai 6 ai 12 anni e che non si conoscevano, per cui era una sfida un po' diversa di comunque riuscire a farli lavorare in gruppo, ma ci siamo divertiti molto e ho capito che, diciamo, tutte quelle competenze che ho rispetto alla performance, al muoversi, al corpo, il fatto di essere una madre frustrata come molte di noi durante il lockdown e l'arte, mettendo tutto insieme, sono riuscita a creare. È stato molto divertente perché non è stato un manuale di istruzioni. Oggi, se andiamo su YouTube, possiamo imparare a fare qualsiasi cosa, ci sono istruzioni per fare di tutto. Mentre invece quello che è successo, che sono riuscita a fare, è stata una specie di, come lo possiamo chiamare, un videogioco tridimensionale, una situazione per cui, approfittando dello schermo, riuscivamo a giocare tutti insieme, facendo
facendo delle cose che senza schermo non si possono fare. E poi li facevo muovere, cantare, saltare, interagire, insomma siamo riusciti davvero a far succedere delle cose che altrimenti non sarebbero successe, quindi sono stata molto contenta e anche gli altri, insomma. Grazie Marcella, la cosa che a me interessa molto è questo tuo uso creativo del mezzo tecnologico, nel senso che il fallimento della didattica a distanza in Italia per una serie di motivi, ma anche perché gli insegnanti si limitavano a trasmettere meri contenuti nozionistici utilizzando il mezzo come uno schermo per una lezione che ricalcasse in maniera pedissequa il metodo, la struttura di una lezione tradizionale frontale, mentre tu hai saputo interpretare, grazie alla creatività e alle tue competenze di performer, un uso invece della tecnologia, dello strumento tecnologico che ha colto invece nel segno, ha colto e ha raggiunto l'obiettivo di coinvolgere e di passare apprendimenti in modo nuovo, innovativo, diverso. Guarda, penso che sia successo perché io sono così dinosaura tecnologicamente, nel senso che io uso quello che devo per forza, non sono una che ne sa tanto, io ne so pochissimo, i miei figli sono molto più bravi, mio figlio a 9 anni va sul computer, scarica cose pazzesche, accende, spegne, io lo guardo e boh. Invece io lavoro con gli oggetti, salto, grido, faccio... Ma li hai fatti muovere appunto. Sì, appunto, li ho fatti... Esatto, li ho fatti interagire su un altro piano, penso proprio grazie al fatto di essere poco tecnologiche, quindi di usare queste scatole come quelle in cui noi ci vediamo in questo momento con una visione molto, molto legata alla realtà. Intanto ti ringrazio perché ci hai dato uno spaccato molto interessante di come appunto la creatività, le competenze artistiche possano essere fondamentali anche nell'educazione e nella trasmissione di insegnamenti, apprendimenti, come dicevi tu, trasversali, no? Possono essere applicate alla scienza, alla geografia, alle materie matematica, l'italiano, umanistiche, quindi hanno questo valore trasversale che tra l'altro è sempre più riconosciuto come appunto fondamentale nella formazione ed educazione delle giovani, delle nuove generazioni, cioè da coniugare scienza, la formazione scientifica con quella creativa. Mi allaccio a questo per passare la parola ad Elisa Massoni. Allora, la creatività è uno strumento fondamentale, un linguaggio più che uno strumento fondamentale per educare, per formare. È uno strumento di comunicazione universale che contrasta il disagio scolastico e restituisce ai bambini e ai ragazzi importanti strumenti di crescita, come la capacità di pensare in maniera originale e indipendente e quella di saper lavorare con e per gli altri. Elisa, vorrei che tu ci raccontassi la tua esperienza didattica, come utilizzi la creatività nei tuoi workshop e come e che ruolo ha la creatività nell'obiettivo di raggiungere le emozioni, il cuore dei ragazzi. Allora, innanzitutto saluto tutti, buonasera. Dunque, Matilde, tu lo sai, noi ci siamo incrociate in questo percorso più volte e la penultima è stata quella che poi ha in qualche maniera dato il via a una collaborazione più stretta, secondo me anche molto positiva, perlomeno per me è stata un'esperienza molto positiva. Per noi. La penultima volta è stato a base Milano, che è un centro di innovazione sociale. Mi è stato chiesto di coordinare un workshop con dei ragazzi delle medie
un workshop che aveva come, come dire, obiettivo quello di orientare questi ragazzi verso le loro scelte scolastiche per il futuro. Ed era un progetto in cui Mercurio era coinvolto, anzi era coordinatore, per cui ci siamo rincontrati in questo, in quel momento, ed è stato un incontro molto, per me molto significativo, perché innanzitutto il lavoro con i ragazzi di terza media, peraltro erano tutti ragazzi selezionati per essere particolarmente bisognosi di attenzione dal punto di vista didattico. L'incontro con i ragazzi per me è stato molto emozionante, credo che chiunque lavori con bambini o con i ragazzi, diciamo, in età preuniversitaria si renda, come dire, si possa rendere conto di quanto da una parte si sia investiti di un dovere etico, no? Di trasmettere qualcosa che abbia un valore, senso. Dall'altra, quello che loro restituiscono è veramente molto forte, soprattutto quando sono bimbi o ragazzi che vengono da realtà complicate. Ovviamente Mercurio spesso è intervenuto su realtà complesse, ed è giusto che sia così, per dare una, come dire, una prospettiva in più in quei territori, anche milanesi, dove esiste il pericolo reale che ci sia un abbandono scolastico significativo, e quindi anche un abbandono, in un certo senso, dei progetti di vita, di miglioramento, di crescita personale. Devo dire che le restituzioni dei ragazzi sono quelle che più mi hanno insegnato a comprendere di che cosa c'era bisogno, le restituzioni dei ragazzi in quel particolare laboratorio. Non so bene come sintetizzare, perché io non sono una persona che si occupa di giovani in particolare, però ho delle competenze progettuali, o meglio, ho delle competenze sui progetti, sui processi progettuali, e sono quelli che io ho cercato di trasmettere nelle due o tre occasioni in cui ho collaborato con Mercurio. Perché ho capito che passare questi strumenti in qualche modo ridava dignità ai contenuti che questi ragazzi portavano spontaneamente. Spesso, i ragazzi che vengono da zone prioritarie del territorio milanese hanno come un percorso già segnato, ed è segnato dalle scuole, da certe abitudini all'orientamento, da, come dire, una sorta di sfiducia nella possibilità che ci possa essere un'evoluzione di questa parte della popolazione giovanile. Ovviamente non è che tutti sono destinati a diventare dei creativi e a, come dire, riscattare in un certo senso la propria posizione, perché questo sarebbe non solo utopico, ma anche un po' imbecille pensarlo. È dire, veramente dare significato a quello che questi giovani esseri umani sono in grado di portare all'interno della collettività e all'interno anche delle proprie vite personali. Abbiamo avuto occasione di lavorare con Mercurio su un progetto ancora più strutturato, che è stato quello dell'anno scorso, che si intitolava Vincere e Perdere, che era un progetto che cercava di, come dire, radicare le esperienze di una proposta di attività sportiva per riqualificare e ridare senso alla collettività di ragazzi che frequentano scuole in quartieri prioritari. Noi abbiamo avuto una parte nel, come dire, sì, l'ho già detto, di radicare questa esperienza in modo che potesse essere tradotta dal punto di vista creativo. Perché?
perché è molto importante avere l'occasione di riflettere e avere l'occasione di rielaborare quello che si vive e quello che viene proposto in età preadolescenziale e adolescenziale. Non c'è molta occasione di farlo con gli adulti. È ovvio ed è sacrosanto che i ragazzi lo facciano per conto loro. Però anche, come dire, tendere una mano, creare dei ponti è molto utile per non perderli, perché non perderli significa in qualche maniera rilanciare la possibilità di un futuro che per loro potrebbe veramente significare molto, non solo per loro, tra l'altro, anche per noi. Abbiamo lavorato quindi su quello che significa l'emozione all'interno delle attività sportive, che è una cosa molto banale ed è molto conosciuta da qualsiasi ragazzino, credo, più o meno da tutti i ragazzini, ed è stato molto emozionante perché, cioè perlomeno per me è stato molto emozionante, ma credo che l'emozione sia stata condivisa anche dai ragazzi. Erano tantissimi, erano molte classi, sia di quinta elementare che poi di terza media. Ed è stato complesso entrare in contatto con loro, però c'è stata una restituzione da parte di tutti i gruppi di età veramente significativa, e che a me personalmente ha convinto del fatto che l'intervento, come si può dire, il passaggio di strumenti progettuali, che sono poi tipici del design italiano, del Made in Italy, che noi, come dire, qualifichiamo sempre all'interno di una nicchia molto, che ha a che fare molto con lo stile, con l'eleganza, con un certo tipo di beni di lusso. In realtà in Italia è patrimonio culturale molto radicato e che può essere trasmesso e utilizzato per dare voce a dei contenuti che altrimenti voce ne hanno poca, e soprattutto hanno poca, veramente, io ci tengo molto a questa parola, hanno poca dignità. La più grande soddisfazione è stata vedere i ragazzi ritrovarsi nei risultati che noi abbiamo ottenuto, negli output che siamo riusciti a produrre durante i nostri laboratori, e riconoscersi, come dire, con le loro sensazioni, con le loro emozioni, con le loro storie. È una narrazione molto, per me, molto significativa di una realtà che è quella del futuro, perché poi alla fine loro sono portatori del domani, non sono semplicemente ragazzini che hanno bisogno di aiuto e di attenzione. A me, devo dire, dal punto di vista ideale piacerebbe moltissimo, e credo di ritrovarmi nelle parole anche di Marcella Avanzo, piacerebbe moltissimo che questi strumenti diventassero veramente qualcosa di molto diffuso all'interno della scuola italiana, e soprattutto in un momento come questo, non perché possiamo cambiare, abbiamo bisogno di una rivoluzione, ma ne abbiamo senz'altro bisogno, ma non possiamo chiedere ai bambini o ai ragazzini di farla, ma perché è un'occasione soprattutto per noi, che per noi, per avvicinarci a uno sguardo innocente, tutto sommato, sul mondo. Soltanto che bisogna avere strumenti per ascoltare e per dar loro voce. E secondo me quelli della creatività sono strumenti molto validi, perché comprendono la contraddizione, comprendono la fatica, comprendono anche quello che noi non abbiamo voglia di vedere. O di accettare, o che riteniamo sia negativo, e come dire, ci chiedono un approccio molto organico, molto aperto e non puntuale, ma di ascolto, perché tutto quello che noi possiamo fare, secondo me, veramente questa è un'opinione molto personale, è nutrire quello che sta nascendo. Dargli strumenti, non è dirigere, non è avere un atteggiamento precettivo, e devo dire che lavorare con Mercurio in questa modalità per me
ha significato proprio questo, imparare come lasciare la libertà di esprimersi, anche quando magari non c'è voglia di esprimersi, accettare anche che non ci sia voglia, amen, non importa. Anche quello è un contenuto. Grazie Lisa, grazie davvero, perché hai veramente, come dire, fatto emergere come al centro anche del nostro percorso, non solo di Mercurio, credo, ma comunque di Mercurio, sia la centralità del bambino e del ragazzo, mettersi, cercare di mettersi in ascolto e fare in modo che non ci siano dei, come dire, delle direzioni già preimpostate, chiuse, rigide, ma noi creiamo un processo, no? Come dicevi tu, non a caso, come dire, la nostra affinità forse è così grande perché siamo abituati a soffermarci sui processi, non sui prodotti o i risultati, e quindi questo secondo me è una delle grandi opportunità che potrebbe avere la scuola italiana nel modificare l'attitudine all'insegnamento, non il risultato ma il percorso, il processo. È un po' quello che diceva Lorella Carimali, questa grandissima insegnante di matematica che abbiamo avuto ospite nell'incontro precedente. Lei addirittura è stata candidata per il Teacher Prize, il Global Teacher Prize, che è il premio Nobel della matematica, ed è tra i 50, mi sembra, insegnanti di matematica più riconosciuti al mondo, proprio perché lei insegna a pensare, non insegna a fare calcoli. Ha un approccio alla matematica che è un approccio creativo, è un approccio progettuale, di visione, una visione che purtroppo nella scuola italiana hanno davvero pochi insegnanti. Un'altra cosa che mi ha colpito appunto nel tuo discorso, e che mi consente poi di dare la parola anche a Paola Somaini, è proprio questa capacità attraverso l'arte, la creatività o comunque il processo creativo di giungere alle emozioni, di fare in modo che i ragazzi, soprattutto in quella difficile fascia d'età che sono le medie, riescano ad aprirsi, perché sono liberi di farlo, si sentono liberi di farlo, non si sentono giudicati, si sentono liberi anche di dire non so cosa dire, mi annoio, no? Ti ricordi? C'erano anche delle giustamente comunicavano tutto, no? Senza filtri, senza, ma perché attraverso il processo che in cui tu li hai guidati, riuscivano non solo ad essere ascoltati, ma anche a dare una parola a quello che provavano. Ed è questo un tema, il rapporto tra creatività, emozione e parola, che vorrei affrontare insieme a Paola Somaini. Paola, durante il lockdown, ha scritto un bellissimo libro per bambini e ragazzi, intitolato Carolina e l'occhio dell'elefante, che affronta paure e preoccupazioni. È un modo accessibile di parlare della perdita, della morte e della malattia. È un libro che unisce l'arte alla psicologia ed è in grado di aprire uno spazio di riflessione sul momento che stiamo vivendo. Quindi volevo chiedere a Paola quali strumenti, dal tuo punto di vista,
e quali processi possono aiutare i bambini ad affrontare le loro emozioni, in questo caso emozioni forti come la paura, il senso della perdita, il disorientamento, la morte, legati purtroppo al momento storico in cui stiamo vivendo. Grazie Matilde, grazie di questo invito e saluto anch'io tutti. Io penso che mi allaccio veramente ai discorsi che Marcella ed Elisa hanno appena fatto, che il bambino e i ragazzi devono essere aiutati, diciamo, a esprimere, a comunicare le loro paure e angosce, ma questo può avvenire, penso, in un contesto solo in cui c'è un adulto che facilita ed incoraggia questo processo. Quindi in un certo senso vorrei partire dal fatto che magari c'è bisogno anche di una riflessione nostra di adulti, di quanto magari abbiamo noi paura della nostra emotività, delle nostre parti più fragili e vulnerabili e le parti più infantili e bambine, in particolare in un momento come questo, in cui il mondo è spaventoso, sconvolto da questo virus e siamo circondati da incertezza e preoccupazione costante. Quindi tenere a mente quanto sia difficile magari anche per noi in questo momento essere ricettivi, perché durante il lockdown siamo stati, adesso mi fa abbastanza impressione dire il lockdown quando siamo magari sull'orlo di un altro lockdown, forse dobbiamo chiamarlo il primo lockdown, siamo stati diciamo assaliti, aggrediti da questo virus che è entrato nelle nostre vite ed è entrato anche nel nostro mondo interiore, quindi mettendo in pericolo degli equilibri mentali interni nostri o comunque potenzialmente scombussolando degli equilibri precedenti. Quindi penso che ci muoviamo da una situazione di emergenza e in cui abbiamo dovuto sopravvivere, a una situazione in cui c'è bisogno di integrare questo virus nella nostra vita, ma anche integrarlo nel nostro mondo interiore. Ed è qui che penso che la creatività, il gioco, le attività che voi fate nelle scuole, un libro come il mio, la possibilità di raccontare, di giocare, di esprimersi, di disegnare, sia una possibilità di relazionarsi a questo mondo in un modo diverso e quindi creativo, nel senso che vorrei magari riferire qui fare riferimento a Winnicott, che è un grande pediatra e psicanalista dell'infanzia, che parlava del gioco come il gioco un'attività che si svolge in uno spazio psichico particolare, che è al confine tra l'interiorità e l'esteriorità, cioè il mondo interno ed esterno, e crea questa possibilità, lo spazio transizionale, di rielaborare il mondo esterno tramite la nostra soggettività, il nostro mondo interiore. E quindi ci permette di creare una relazione viva e significativa con il mondo, anche con questo virus, diciamo, che è un po' quello che la mia storia cerca di fare e comunicare. Ci racconti appunto come è nata l'idea del tuo libro, ce l'illustri, ci racconti un po' i suoi contenuti, ma soprattutto, vabbè, ne hai già, in parte hai già risposto, come l'arte, la narrazione, perché è importante che la creatività porti a una nuova narrazione, no? O una narrazione più consapevole, che è lo stesso processo, per esempio, che utilizza Elisa, no? Nei suoi workshop, nel suo lavoro, accompagna perché attraverso la creatività e il processo creativo i ragazzi non tanto trovino un senso, perché il senso ce l'hanno benissimo, anche senza di noi, ma possano esprimerlo, dargli parola. Quindi volevo un po' che ti focalizzassi su questa riflessione. Sì, allora, beh, volevo dirvi innanzitutto il libro, ma magari ve lo faccio, vorrei farvelo vedere. Quindi il libro è un diario introspettivo, forse possiamo chiamarlo, diario introspettivo di una bambina, Carolina, di 9 anni, che si trova, che invita il lettore, questa sua casa, il suo mondo, pieno di giochi, di disegni, di colori, una vita ricca e piena.
E si entra nel mondo di Carolina tramite questo cancello, no? Che Carolina dice: ho disegnato tutto a Grigori, in realtà hai fatto solo di ferro, ma io l'ho fatto a colori. Quindi c'è come un entrare nel livello dell'immaginario, del gioco, dei colori. E Carolina però parla appunto del suo mondo di come era prima, dove lei aveva le sue paure, le sue preoccupazioni, a cui già pensava. E però arriva appunto un virus, perché immaginiamoci, praticamente questo libro dentro di me è nato con la preoccupazione di non capire bene come i bambini piccoli stanno affrontando questo momento, no? Come un bambino si sta immaginando, sta vivendo questo momento in cui il mondo sta cambiando, i genitori, gli adulti sono ansiosi, c'è tutta questa tensione, come lo processano loro, no? Come spiegare a un bambino piccolo quello che sta succedendo? E quindi questa Carolina è lì che cerca di capire, quindi fa un disegno del virus che è tutto bello, diciamo come una pallina colorata, ma in realtà è terribile perché uccide la gente e non si vede, si muove e non si sa mai dove sia, e questo è un grosso problema. L'altro problema che ha Carolina è però di sentirsi anche scoraggiata e sconfortata in quanto si sente come abbandonata dal mondo degli adulti che lei sente che non le dicono la verità. E questo è un altro punto di riflessione, penso, per noi, perché quanto noi come adulti, genitori, insegnanti o adulti che si relazionano ai bambini, vogliamo forse spesso, penso, proteggere i bambini dalla verità, che pensiamo che la verità faccia troppo paura, ci sia qualcosa di eccessivo. In quanto invece nel comportarci così, in realtà li lasciamo soli, e quindi soli con le loro angosce, nel loro mondo dove loro comunque pensano, comunque i bambini hanno sentito che c'erano tutti questi morti, c'è questo virus terribile, comunque hanno assorbito, no, l'ansia che gli stava intorno. E quindi la storia anche si basa su questa tensione verso la verità, il bisogno di parlare della verità. Qui retrospettivamente poi ho pensato a Bion, un altro grande psicanalista, che dice che la verità è il cibo della mente, che noi per crescere, per elaborare il mondo in cui viviamo, per vivere, abbiamo bisogno di nutrirci sia di immaginazione, di creatività, ma anche della verità. E la verità, quindi, Carolina ha bisogno di un amico, di un compagno di viaggio in questo mondo, questo viaggio suo interiore verso le sue preoccupazioni e paure, e trova un compagno di viaggio in questo elefante. Ecco, un'altra cosa che volevo dire è che i disegni, alcuni sono miei, alcuni sono delle mie figlie. Io ho fatto questo disegno di questo elefante, come Carolina dice, guardando un tappeto persiano. Praticamente mi sono posta come challenge di imparare io a disegnare, perché non so veramente disegnare. Ho scoperto questo esercizio, probabilmente Marcella che ha studiato. Aspetta, Roma, decisione. E quello potrebbe ci dare domani di concludere. Ti parlo, no, questo è un'intrusione. Mi sono appassionata a questa pratica dei blind drawings, praticamente, che è una tecnica di disegno per cui tu hai una matita, una penna, un foglio, e tu guardi solo il soggetto, quello che vuoi disegnare, quindi può essere una persona, un paesaggio, una cosa, ma non guardi mai il foglio. E quindi c'è questa, vengono fare delle cose straordinarie, vengono degli scarabocchi misteriosi, cioè sono le facce con gli occhi qui, il naso là, tutto scombussolato, ma quindi affascinante, perché penso che sia un modo anche di guardare il mondo con i nostri occhi interiori, diciamo, con degli occhi, un modo di esprimere anche la nostra interiorità. Quindi faccio questi praticamente, questi schizzi a matita, e poi intervengono con i colori. E quello che è successo qui è che, colorando, ho scoperto che avevo disegnato un elefante con questo bellissimo occhio. E quindi anche Carolina si innamora dell'elefante perché ha questo occhio bellissimo, dice, profondo, onesto, no? C'è bisogno di qualcuno che dice la verità. E questo penso che sia appunto questo concetto che cui volevo sottolineare, del bambino che va accompagnato, sostenuto e protetto, che comunque la creatività ha bisogno di uno spazio sicuro per il bambino. E quindi l'elemento del gioco, anche la storia continua a esserci, perché Carolina continua a richiamarsi al lettore, dice: vi piace questo disegno, cosa ne pensate voi? Scopre le sue paure, le fa colorate. Questo qua è un disegno di mia figlia, non è un mio disegno, bellissimo, trovo, dove ci sono questi colori proprio esplosivi. Comunque lei Carolina viene a parlarci delle sue paure, del buio, quindi del non sapere, del non capire, questa paura della paura nera, la paura di stare da sola, la paura viola scuro, la paura bianca di farsi male, dice bianca come la neve, che è fredda.
E quindi è un rappresentare, elaborare, raccontare le paure, raccontarsele e raccontarcele. Quindi c'è questo elemento di scambio in continuazione, di un dialogo praticamente. E qui di nuovo volevo dire, di nuovo Canon Winnicott mi viene in mente, che diceva che il gioco è in sé terapia, il giocare è di sé per sé terapia. Il bambino che è assorto nel gioco e concentrato sta di stare facendo qualcosa di molto importante. E quindi penso che questa immaginazione abbia quello che succede in questa storia, penso, che la verità di questo virus, la verità della morte, della malattia, non diventa qualcosa che appiattisce come schiaccia, no? Qualcosa di troppo opprimente, ma c'è come un'apertura, direi, quasi caleidoscopica con tutti questi colori sull'immaginazione e quindi su altri livelli, perché Carolina arriva anche a parlare della morte, della paura. Lei dice: io so che c'è tutta questa gente che muore in questo momento. Questo è sempre un altro disegno di Eva, della mia bimba piccola, dove c'è questo come rispecchiarsi, lei dice, questo specchio tra la paura di essere soli e la paura di farsi male. E anche qui, diciamo, la morte rimane, voglio dire, qualcosa di spaventoso, però già l'averla rappresentato, averlo messo lì, diciamo, diventa qualcosa di guardabile, penso, e quindi qualcosa con cui uno si può un po' più relazionare. E la paura del virus diventa questa paura arcobaleno, no? I bambini tutti disegnano arcobaleno durante il lockdown. E Carolina le piace questa cosa, però si angoscia anche, perché dice: cosa vuol dire qua, che tutte le mie paure sono mescolate, sono diventate fortissime? E dice: a volte non riesco a distinguere le mie paure, non capisco che cosa mi preoccupa in quel momento, ma penso che questo sia normale. In fondo io mi sentivo così anche prima del virus. E quindi la storia finisce con un messaggio di speranza, perché Carolina sente che questo processo introspettivo, questo viaggio che lei è riuscita a fare, l'ha arricchita in un certo senso, no? La creatività ha questa potenzialità di arricchirci, di darci la possibilità di relazionarci con il mondo in un modo più vivo e nostro in particolare, no? Carolina è come se avesse fatto suo questo virus, adesso lei lo può dipingere, te lo può descrivere, no? E al tempo stesso è anche stata coraggiosa, perché ha parlato, ha detto la verità, si è esposta, è stata onesta con se stessa, ha fatto questa apertura al lettore che forse se... Quello che questo libro credo possa fare è incoraggiare altri bambini, diciamo, ad avere una maggiore apertura verso la propria emotività. E quindi questo penso sia la potenzialità di questa storia in questo momento, che abbia un valore in questo senso. Grazie mille Paola, siamo quasi in chiusura. Volevo ripassare brevemente la parola a Marcella e ad Elisa, così per provare a dialogare dal loro punto di vista sulle cose che hai detto. Marcella. Grazie, eccomi. Mi sono piaciuti moltissimo tutti e due gli interventi. Paola ci ha fatto vedere anche dei bellissimi disegni, e proprio quello che lei spiegava è l'atto fondamentale di portare fuori quello che sia dentro e guardarlo, no? Questo è quello che succede con l'atto creativo, e il guardare qualcosa lo mette su un piano che ci permette di comunicarlo, e quindi sia che sia un'emozione positiva sia che sia negativa è qualcosa con cui possiamo venire in contatto e da lì poi lavorare nel mondo esterno. Anche quello di cui parlava il gioco Winnicott, questa possibilità di mettere in atto delle energie che a volte invece sono bloccate nella vita normale, riescono a farci uscire. E mi leggo a quello che diceva Elisa, che mi ha colpito moltissimo quando descriveva i bambini e i ragazzini come i portatori del domani e coloro che hanno uno sguardo innocente sul mondo. Diciamo, mettendo insieme le cose che hanno detto loro due, viene proprio fuori che col fare, con l'insegnare come atto performativo che dicevi tu all'inizio, si riesce a portare fuori questa emotività, questo approccio, l'arte, l'imparare, quello che sia, ma è proprio questa la base di
metodo educativo che sia un po' diverso da quello vigente, almeno in modo che le persone, portando fuori quello che hanno detto, come avete detto voi prima, anche la possibilità di dire non ho niente da dire, riescano poi a aprire delle piccole porte che creino un contatto col mondo esterno e quindi un flusso da dentro a fuori che consente di crescere, di cambiare, di sviluppare nuove competenze, insomma di reagire in modo positivo al mondo esterno. Grazie. Grazie. Elisa, vuoi aggiungere qualcosa? No, l'unica cosa che mi viene da aggiungere è che apprezzo sempre il tentativo quando gli adulti tentano di appunto tendere una mano e come dire, concedere il privilegio di dire la verità. Questa cosa mi ha colpito molto di quello che diceva Paola, la sensazione di poter far confluire la realtà presente dell'oggi, che è molto faticosa in un certo senso anche per i bambini, ne sappiamo veramente poco di come loro stanno vivendo tutta questa, che un po' non ce lo raccontano, un po' giustamente sta a noi anche cercare di dargli una forma, però la possibilità di dire la verità anche quando è spiacevole, oppure anche quando è contraddittoria, per cui io sento cose e reagisco in modi che tutto sommato mi appartenevano anche prima, per cui non c'è una grande differenza, non c'è una cesura, c'è una continuità anche in questa situazione di crisi. Posso usare gli stessi strumenti di prima e anzi attivarli meglio per poter andare avanti. Questo mi sembra un messaggio veramente di grande ottimismo, perché se ci basiamo su quello che è e non su quello che vorremmo essere, credo che veramente abbiamo qualche possibilità in più di vivere serenamente, ecco, mettiamola così, di dare una, come dire, una possibilità, di aprire una possibilità anche per chi magari ha bisogno di avere questa possibilità. Grazie Lisa, ringrazio tutti. E vi aspetto domani all'ultimo appuntamento di questa 3 giorni ricchissima di interventi, stimoli, pensieri sul tema della scuola oggi, come la scuola fa fronte all'emergenza educativa con diversi approcci, proposte e idee. Grazie a tutti e a domani. Arrivederci, grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutte.